smile, sono sveglia. L'abbiamo sveglia. Permesso. Abbiamo letto la sua lettera, sì. E allora mi chiedevo, riesce a raccontarci di nuovo quello che ha scritto? Che cosa? Che io sono chiusa qui dentro, perché purtroppo le case sono fatte per persone che camminano e che stanno bene, per cui se devo uscire devo aspettare che ci sia qualcuno che mi porti giù dalle scale. In braccio. E lei ha visto le scale come sono fatte. Per cui sono solo 7 scalini. Lei si è ammalata qualche anno fa, signora? Sì, io combatto con un tumore che ho alla spina dorsale da 99. Per cui faccio chemio, faccio radio. È stata operata tante volte? Sì, parecchio. E adesso ho un polmone. Ho un polmone con dentro la belva che funziona, per cui proprio anche se dovessi uscire in carrozzina, lei ha visto il pavimento qui fuori, ci sono con la carrozzina ci deve essere sempre due persone, perché anche il pavimento dell'acciottolato esterno è fatto con delle fosse, dei buchi, per cui si fa fatica anche con la carrozzina. Da quanto vive qua? E dal 62. Quindi ha visto tutti i cambiamenti, ha visto. Esatto. Quindi il comune, lei dice, vi ha abbandonati, lei avrebbe bisogno di una casa con un accesso senza barriere architettoniche. No, non solo, ma io ho due locali, ho questo, sì, dove vede lo spazio fatto per girare col carrellino, perché certo, è un cammino, e ho una camera da letto, divisa il letto matrimoniale, fatto i due lettini. Ma la badante io non la posso tenere di notte. Ho chiesto di avere un appartamento più grande, pare che ce ne siano di vuoti, ma assolutamente sono già stati, pare che siano già stati assegnati a altre persone. Ossia il comune proprio, è mia figlia che mi segue. È la sua badante. È mia badante, esatto. Anche perché, cioè, le nostre pensioni sono quelle che certo sono, non possiamo concederci lussi. Ha bisogno comunque di più supporto, più assistenza, più aiuto. Certo, soprattutto di una casa un po' più grande, perché a questo punto se avessi un locale in più potrei perlomeno tenere qui qualcuno a dormire. Certo. Potrebbe dormire come nel letto. Ma no, certo, certo. Abbiamo chiesto e ci hanno detto che le case, anche quelle più grandi, sono state tutte assegnate a... Abbiamo suggerito al comune di fare delle, per quelli che abitano l'ultimo piano, degli ascensori esterni. Sì. E loro ci hanno detto, sì, però non abbiamo soldi. Degli spostamenti dovuti a un'esplosione di una ditta 30-40 anni fa. Quindi le case hanno risentito l'onda d'urto, ma non sono mai state messe in sicurezza? No, mai messe in sicurezza. Quindi la casa si sta sganciando? Si sta sganciando, sì. La loro cantina, vedi proprio ancora le putrelle. Ah! Certo! Mi hanno messo giù i pali qui, no? Proprio i pali di cemento, sì, li hanno messi giù perché questo qui cedeva, no? È amianto secondo lei? Secondo me. Non so se è quello rosso o quello... No, è amianto, no, questo è per vita, è quello l'altro. È quello che ha lasciato. Quello sopra, quello di catrame, quello sopra lì, vedi? Sì. E come è rimasto l'amianto? E che ne so, l'ho lasciato qui, i muratori, che ne so io. E voi vivete in una casa dove c'è l'amianto. È da termite, sì. È termite. Un pezzettino di termite. Sono resti di eterni. Sì. Ma come mai ci sono?
perché Bondazzi quando hanno fatto riparato qualche qui sopra, chiaramente hanno riparato e ha potuto cascare qualche pezzettino, è rimasto qui, basta. Ma cosa hanno fatto con l'Ethernet che c'era? L'hanno levato e hanno messo quelle nuove, la carta cartramata. Quindi hanno fatto solo una copertura tipo sottotetto, non hanno fatto un tetto. Ho capito. Per quello che noi abbiamo fatto. Riparazione. Però l'hanno rimosso tutto. No, solo dove c'era. Coperto, lo hanno coperto. Ha tirato via quella che c'era marcia, sì. e hanno fatto quella nuova. Mm. Ecco, basta. Da quanti anni abito qua? Io 50 anni, di quando l'hanno fatta comunque? Da 66, chiaramente, hanno fatto solamente la facciata. Guarda, tu prendi la ripresa di là, guarda, sta tutto, piano piano tutto va tutto giù per terra. Sono 50, però i soldi li prendono, voglio dire. L'affitto lo prendo. Lei quanto paga l'affitto? Io me ne vado a 500 euro al mese, a qui, fare riscaldamenti e affitto. Gli infissi non sono mai stati rifatti, gli intonaci cadono, la situazione esterna l'abbiamo vista, il comune che doveri ha nei vostri confronti o avrebbe? Nei nostri confronti avrebbe sia gli infissi sia le tapparelle, poi avrebbe da mettere a posto i balconi perché comunque adesso non sono più a norma, dovrebbe tirar fuori i contatori del gas che anche quelli sono tutti nelle case, cioè siamo in 3 o 4 che ce l'abbiamo fuori perché l'abbiamo tirato fuori, cose di competenza loro. E ci sono anche tante altre cose che dovrebbero mettere. L'ultima volta in cui il comune è intervenuto per fare manutenzione, quando risale? Allora, l'ultima volta di manutenzione, ti dico, da 50 anni a questa parte, una volta. Il tetto adesso? E una volta hanno fatto le coperture, perché se andate sui tetti vi mettete le mani nei capelli. No, aspetta, hanno fatto un'altra volta il tetto che... Vede adesso che non più è enorme come una volta, chiaramente, e adesso stanno facendo quella, sono fatto sempre riparazione e basta. Riparazione con silicone, questo è... E su quel tetto stanno lavorando però? Là rifanno tutto il tetto, nuovo. Perché si è riusciti a far vincolare i nostri affitti in modo che li reinvestano dentro nelle nostre abitazioni. E mano a mano poi li fanno, se questo, poi in fondo quell'altro. Quindi qualcosa fanno? Adesso si stanno muovendo. Mi dicevi tra l'altro c'è un problema di furti. Sì. Perché? Perché comunque è un attimo entrare in queste case. Cioè, ti spaccano la tapparella perché è marcia, cioè si sgretolano. Sì. Però purtroppo il comune non ha soldi e non si possono cambiare. Un attimo salire, sì. Non deve essere molto complicato. No, è un attimo dal balcone. Sì. Quanti furti avete subito? Allora, nel mese di febbraio 3 nel giro di poche ore. Perché proprio usavano la tecnica del filo, sì. Tra andavano su. Sì. Qua però sono tutti anziani, il problema è quello. Riportiamo all'attenzione dell'assessore la sua storia nel caso certo. In cui se ne fosse dimenticato, ci pensiamo oppure ha perso la lettera, sai com'è, magari tante cose certo. Da vedere, da fare. Va bene signora, scusi se l'abbiamo svegliata, davvero è stato un piacere, in bocca al lupo per tutti. No, piacere. Ma vedo mio. Tonica, altro che malata. No, io sono sempre così di no carattere. Ma accidenti, ma sono così di carattere, si vede. Prima di tutto non mi abbatto, ma infatti e combatto se posso. Brava. Perché qui siamo. Ci piangiamo sopra e non brava, sono d'accordo. Non teniamo niente.